Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio spiegare come da montare video solamente con Final Cut sono passato ad utilizzare solo ed esclusivamente DaVinci Resolve. Allora, innanzitutto dobbiamo partire dagli albori, quindi da quando ho iniziato a fare i video. Io ho sempre avuto un MacBook, quindi io avevo installato Final Cut per comodità. Ai tempi io registravo con la mia GoPro e col mio drone, quindi non mi serviva fare una color esagerata, anzi quasi neanche la facevo. Quindi semplicemente mi mettevo a fare del video editing molto basilare. Poi col passare degli anni ho acquistato la mia prima macchina fotografica e le ho cambiate fino ad arrivare ad oggi, dove attualmente ho la necessità di avere un programma un po' più potente di Final Cut. L'anno scorso ho provato a passare a Premiere Pro, come ho provato l'anno prima e come ho provato 2 anni prima, quindi in totale sono 3 anni che provo a passare a Premiere Pro. I fattori principali che non mi fanno passare a Premiere Pro sono 2: innanzitutto il costo, che è un costo mensile e è anche una cifra che alla fine dell'anno non è irrisoria, e la difficoltà nell'utilizzo di Premiere Pro. Premiere Pro è un programma, secondo me, molto complesso a livello di schermata. Molte cose sono nascoste, ci sono fin troppi pannelli. Final Cut attualmente e ai tempi è molto più basilare, è un programma molto più semplice da imparare. Dal mio punto di vista Final Cut vinceva su Premiere Pro per la semplicità di utilizzo, quindi anni fa non ho fatto mai questo cambio perché non mi trovavo per niente con Premiere Pro. E dall'altra parte dicevo, ma perché devo far fatica, complicarmi la vita e utilizzare un programma su cui non mi trovo solo perché lo usano in tanti? E infatti sono sempre stato sul mio Final Cut. Dal mio punto di vista è un programma molto semplice a livello di schermata, quindi non ti puoi perdere perché è tutto lì. Final Cut ha una stabilizzazione assurda. Tuttora su DaVinci Resolve, neanche con la versione l'ultima, la 18.5, secondo dal mio punto di vista ci siamo. Ci avviciniamo, ma non ci siamo ancora. Poi negli anni ho fatto un bagaglio, chiamiamolo bagaglio, di plugin, effetti, transizioni che tuttora non ho ancora avuto modo di installare uno a uno su DaVinci Resolve. Ho installato semplicemente i principali. Poi un bel giorno, per esigenze, ho deciso di mettere un punto alla storia di Final Cut e di utilizzare semplicemente DaVinci Resolve. I primi periodi sono stati abbastanza difficili perché alternavo dall'editare dei video stupidi, quindi di prova, ai tutorial. Infatti più o meno mi sono fatto dalle 5 alle 7 ore di tutorial fruibili gratuitamente su YouTube da delle persone che fortunatamente li hanno messi. Altrimenti DaVinci Resolve sul loro sito presenta anche dei tutorial e anche dei corsi. Il primo video che ho fatto su DaVinci Resolve è stato il video dello chef Luca Sant'Ambrogio, dove con quell'attrezzatura di cui ero fornito ho provato a fargli un video intervista. Da quel progetto lì ho deciso interamente di abbandonare Final Cut e di dedicarmi solamente a DaVinci Resolve. Quindi ho guardato altri 1000 tutorial, tuttora lo faccio perché non si smette mai di imparare dal mio punto di vista. Dopo un anno di utilizzo posso dire che ho trovato dei punti a favore che non mi farebbero più tornare indietro a Final Cut. Innanzitutto il costo. Ci sono 2 opzioni qua: o è gratuito oppure la versione studio. Io attualmente uso la versione gratuita. Se un giorno dovessi avere l'esigenza comprerò la versione studio, ma per ora mi trovo benissimo con la versione gratuita. È un programma completo anche nella versione gratuita. Ha il modulo di editing, di Fairlight, di Fusion, dalla Color. DaVinci Resolve è conosciuto solo per la Color, ma c'è tanto altro. Un'altra cosa che mi ha fatto dire basta Final Cut è stato seguire un corso, cioè Lazy Slide. Anche quel video lì potete trovarlo nella in alto a destra. Questa sistematica attualmente è presente solo su DaVinci Resolve ed è integrata bene e lavora bene col programma. Questa è stata appunto la cosa che mi ha fatto dire basta a Final Cut, perché su Final Cut chiaramente non c'è questa possibilità di implementare questa sistematica. Quindi ragazzi, scaricate DaVinci Resolve, provate, fate i primi progetti personali, poi quando avete preso la mano utilizzerete anche voi solamente quello, fidate. Noi ci salutiamo, ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo di mettere mi piace, di iscrivervi al canale, di attivare la campanella e lasciatemi un commento se avete dubbi o domande a riguardo. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!